Beh, uno che rimarrà sicuramente nella storia del motociclismo per, non solo per essere stato un grande campione, ma per la sua grande genuinità. Io non posso che condividere quello che dice lui, era un grande. Che era un grande campione. Era fantastico. Anche con le stampelle oggi è venuta fino a qua la Gran Madre per seguirci e per fare le foto di questo evento per il loro giornale che è? The World of Biker, nuovo giornale che scriverà di motociclisti a 360 gradi, sarà in tutta Italia e sicuramente potremo fare un piccolo, come si chiama, presente a Sitch anche noi mettendo due foto dell'evento, perché comunque Sitch se lo merita, la fondazione di Sitch se lo merita. Era un po' più bravo di me. Solo un po'? Una spanna, dici? Sì. Comunque penso che era un grande. Sì. Siamo insieme a Carmelo, che oggi arriva da dove sei andato oggi a Milano? Pofalora. Pofalora, e ha fatto le corse per partecipare anche lui al nostro MotoGiro in memoria di Sitch. Dici due parole, cosa pensi di Sitch? E cosa posso dire di Sitch? Che era una persona molto dinamica, simpatica, trasmetteva oltre alla simpatia la voglia di vivere, era un pazzo, un po' un pazzo come lo siamo tutti noi, ma sempre rispettando quello che è la vita. Perciò è stato perderlo un grande dispiacere per tutti quanti noi, al di là del tipo di moto, perché il customista potrebbe dire non mi interessa, però la passione delle moto ci unisce tutti quanti e ricordare Sitch in questo giorno vuol dire che comunque è morto sì, ma non è morto invano, perché ha trasmesso a noi la voglia di vivere e di gioire. Semplicemente era un grande, era un ragazzo che ha dato l'anima, purtroppo anche il corpo. Era bravissimo, sicuramente una promessa, Valentino 2 mi piaceva chiamarlo, anche se non è vero perché era anche lui un numero 1. Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo una grande perdita. Ma diciamo che come ha detto lui era un grande, poi quello che mi trasmette quando giro in moto è la libertà, la voglia di vivere, che comunque a noi bike di tutti i tipi di moto piace proprio quello, andare in giro, divertirsi senza fare cose un po' strane. Ancora adesso avendo i brividi del freddo sentire solamente il suo nome, perché anche se noi siamo un mondo non delle moto da strada e dicono che noi siamo a parte, era un ragazzo di cuore, simpatico, ci siamo rimasti malissimo anche noi a vedere purtroppo l'incidente che ha avuto, anche se faceva parte del suo mestiere, però a quell'età uno spera sempre di diventare un campione e non di diventare un eroe perché è morto. Era un bravo ragazzo e ci ha colpito tutti, per cui quest'anno volentieri ho saputo su Facebook che facevano una manifestazione per ricordarlo e mi ha riempito il cuore venire volentieri. E quando ho sentito la storia di sto ragazzo di 24 anni è una cosa che mi ha lasciato proprio una profonda tristezza dentro, perché aveva un'energia, una grinta, è andato via un grande. Ma è un grande. Non mi ripeto, perché tanto ci ripetiamo sempre. È stato un grandissimo ed è una persona che comunque dentro di noi ci seguirà sempre, decisamente, perché comunque ci ha insegnato veramente a vivere, anche se purtroppo lui ci ha lasciato. Benvenuti su Moto a Strada, siamo insieme al vicepresidente e al segretario del gruppotto. Ciao, io sono Gianni, per gli amici motociclisti sono Samurai, anche perché il nickname per noi ha una certa importanza, niente di più. Gianni, cosa pensi di Sitch? Sitch ha portato via un pezzo a tutti i motociclisti, perché comunque era un ragazzo, a prescindere dai suoi successi motociclistici, era veramente un personaggio fuori dalle righe, uno di noi. Simoncelli, cosa si può dire di Simoncelli? Oltre ad essere un grande campione, era una persona umana, uno di noi, a prescindere da che era uno che correva in MotoGP, però fuori dalla MotoGP era un motociclista normale e manca tanto. Lips to lips, skin to skin, kiss to kiss. Lips to lips, slowly down on your knees. Hand to hand, touch to touch, I can feel you.
to hide.